Chi per continuare a sognare, chi per ripartire o forse cominciare questa stagione, i giudizi per i giudizi, è ancora presto, ma non c'è tempo da perdere. Buon pomeriggio da parte di Alessandro Lucalisi e benvenuti in diretta dal Centro Sportivo Comunale di Vimodrone, dove stanno per sfidarsi Calvairate e Accademia Calcio Vittuone, sfida valida questa per la quarta giornata del Girone A d'eccellenza lombarda, due squadre che stanno vivendo un inizio di stagione diametralmente opposto, che oggi cercano punti importanti per proseguire nella loro campagna, ovviamente con diversi significati a seconda delle due formazioni. A dirigere ci sarà la signorina Elisa Enis della sezione di Como, assistente il signor Fabio Nava della sezione di Monza e il signor Paolo Golzi della sezione di Seregno. Che riguarda il Vittuone, intanto arriva il fischio, allora si comincia col primo pallone mosso da Calvairate, una campanella, torna indietro da Portaro, altro cross scivolando, colpo di testa con Gregual che interviene come sul campanile alzato da Manuel Persone. In ampiezza ancora la Calvairate a creare i propri pericoli. 1-2 che si chiude, campanella, può arrivare al cross corto, Perso che controlla e calcia! E la sblocca ancora, sempre, Seidusso! Una sentenza, il numero 9, la sblocca la Calvairate. 1-0 dopo un quarto d'ora. 4-2006 a disposizione dell'Accademia Calcio Vittuone, con lui in panchina ci sono anche Thomas Concolino, c'è Alessandro Cherubini e Omar De Vita. Intanto va giù ed è calcio di rigore, calcio di rigore per la Calvairate, intervento in area di rigore, no, c'è fuori gioco e quindi cambia la decisione, non è rigore, è fuori gioco. E allora Di Maggio ha spazio per ricevere e avanzare, apertura per Ronchi, dentro per l'inserimento del solito Akenza, ancora Michelangelo Akenza che nuovamente torna da Ronchi, sterza e crossa il numero 7, pallone allontanato, Portaro calcia senza pensarci due volte e costringe un buonissimo intervento ancora una volta Gabriele Gregual. Bella conclusione qui del difensore centrale, braccetto di destra della difesa 3, col numero 10, capitano del Vittuone, Moratti avanza, prova il destro a giro e sfiora il gol del 2-0. Illusione ottica del gol, non c'è andato lontano qui Moratti. Lo tattico nella partita, si attende solo il fischio della direttrice di gara, signorina Elisa Enis della sezione di Como, che arriva in questo istante. Si riparte con i secondi 45 minuti di Calvairate Vittuone, risultato sull'1-0 per i padroni di casa. Per cercare un taglio, una spizzata che possa mettere in difficoltà la retroguardia nero-verde. Occhio anche alla presenza limite di Campanella che potrebbe ricevere senza marcatura. C'è anche Akenza che si prepara. La traiettoria stavolta è più lunga per il colpo di testa di Mattia Portaro. Sono bastati pochissimi istanti, c'è però subito bisogno dell'intervento dello staff medico. Ha subito un colpo Portaro sulla sua girata. E comunque 2 minuti ed è 2-0 per la Calva. Tutta la Calvairate difende la propria porta. Arriva la traiettoria del numero 10, molto tesa, col colpo di testa che finisce sul fondo. Battuto, forse con pallone in movimento, Campanella riceve. Non interrompe il gioco l'arbitro, allora occasione potenziale per la Calvairate con Campanella! Che trova un gol bellissimo per il 3-0 della Calvairate. Corona una partita fin qui quasi perfetta. Il numero 2 Davide Campanella. Cercato sulla profondità Barbieri che entra in area di rigore, era in posizione di fuorigioco Barbieri che poi aveva sparato fuori. Forse l'unico davvero a salvarsi nel Vittuone oggi Gregual. Arriva intanto un altro traversone che sfiora la porta dopo la buona giocata di Ronchi. Aspetta ormai solo il triplice fischio.
che arriva in questo istante. Si conclude qui, la Calvirate vince ancora, batte 3-0 il Vittuone. Decidono i gol di So nel primo tempo, di Portero e di Campanella nella ripresa. Continua il momento nerissimo del Vittuone, continua invece la grande stagione della Calvairate. È tutto dunque da Vimodrone, ai prossimi appuntamenti con Serie D Eccellenza e Serie B Femminile, sempre qui in diretta su Baby TV. Un saluto e un ringraziamento da parte di Alessandro Lisi e arrivederci a tutti.